è periodo di carciofi, bisogna utilizzarli fino a quando ci sono. Quindi oggi ho gli Apollo di Tarquinia, vengono da Tarquinia, vicino Roma. Poi, guardate qua che spettacolo, yeah, guarda che carne. Queste sono fettine di rosa, sono meravigliose. Grazie Pino. Poi, formaggio al peperoncino, peperoncino e aglio. Semplice, semplice, semplice. Faremo degli involtini ripieni dei carciofi, ok? Facilissimo. Quindi, incominciamo. Pronti? Ecco qua, è scrocchiarello. Quando è scrocchiarello è pronto, è pronto. Quindi, incominciamo a pulire i carciofi. Così. Così. Perfetto, così. Così. Attenzione, piano piano, a pulirli bene, così. Adesso tutto tenero, tenero, tenero. Perfetto. Ok, ok, così. Tagliamo questa parte superiore, poi tagliamo a metà e lo facciamo così, in quattro parti la metà, va bene? Così. Poi con limone, metà di un limone, spremiamo qui il limone, eccolo qua, e metto i carciofi qui dentro, in questa maniera. Sale, pepe nero, così. Li insaporiamo e li facciamo ossidare con limone. Pulisco gli altri e faccio la stessa cosa. Iniziamo adesso a cucinare. Olio. Quindi l'olio, quello buono del mio amico Agostino, insomma arriva qui, solo olive da jazz che abbiamo qui dentro. Poi, piano piano lo facciamo partire, così si insaporisce. Con che cosa? Con un bello spicchietto d'aglio, e quello buono. Tutto buono a casa, vado così, in camicia lo lasciamo, va bene? Un pezzetto di peperoncino, poco, eccolo qui, e lo mettiamo qua. Poi, a me, andiamo, formaggio d'aglio, faccio delle listarelle, così, va bene? Così. Questo è un formaggio con il peperoncino, voi utilizzate qualsiasi caciottina che avete a casa. Poi, incominciamo a mettere dentro a queste bellissime fettine di rosa, vedete come sono mantenuti bianchi i carciofi? Mettiamo prima un po' di sale, guardate che bella amarezzata dentro. Oh, la dovete smettere da comprare sta carne bella rossa senza grasso, non sate niente, è inutile. Adesso metto il pezzo di formaggio grattato anche di pepe nero, guardate, così, zacchete, chiudo. Ah, che buono. Primo e secondo questo, qua. Poi guardate, così riusciamo anche a girarli bene. Faccio così, vedete qui, e il lembo finale e metto così. E proseguo con gli altri. Stuzzicadenti, così. Incominciamo a mettere piano piano i nostri involtini. Sentite sto rumorino? Quando gli schizzi dell'olio vanno dappertutto? È quello giusto. Quando vostra moglie si lamenta, sta a fare macello, è l'olio giusto, la temperatura giusta. Però mi sono avanzati due carciofi, che famo? Li buttiamo? Assolutamente no. Li mettiamo qua, guardate qua, guardate che piatto, che è? Ecco qua, guardate. Spettacolare. Poi, sale. Facciamo rosolare bene, quindi la carne deve essere bella rosolata, quindi che avremo due consistenze, il carciofo dentro all'involtino che sarà bello croccante, quell'esterno invece un po' più cotto, guardate qua, vedete? Così piano piano, guardate qua, così, giriamo piano piano, belli colorati. Quando sono belli colorati, sfumiamo con un po' di vino bianco, vado. Mamma mia, spettacolo. Quindi, coperchio. Abbassiamo un pochino. A 5 mettiamo. E ci vediamo tra 8 minuti. Quando mancano 3 minuti a fine cottura, aprite, mandate al massimo la potenza di induzione e fate restringere bene tutta quanta la salsetta. Così hanno quell'aspetto bello succulento che piace a noi. Solo roba succulenta. Siamo pronti?
all'assaggio? Spengo. Allora, prendo il mio bocconcino, questo. Guardate qua il formaggio. Ah, stuzzicadenti via, mi raccomando, non fate dispetti a chi volete male. Vado così, taglio. Guardate, guardate come va, com'è sta carne. Questo è l'assaggio, bollente. È da ghiotti. Più siete ghiotti e più vi piacciono questi qua, buonissimo. Cucchiaio, impiattiamo. Mamma che bontà, ragazzi. Ah, l'aglio lo metto. A chi gli piace se lo mangia, fa guarnizione. Ecco qui. Perfetto. Altri po' di carciofi, così. L'olietto, quello buono. Ah, non ci perdiamo niente. E per colorare un pochino di peperoncino, vai. Ragazzi, de stagione, economico, ma da una bontà assoluta, rifatelo, involtini pieni di carciofi.